Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Parliamo in apertura della qualità dell'aria e di una riunione che c'è stata questa mattina a Priolo, convocati sei sindaci della zona industriale siracusana. Hanno esitato un documento congiunto con cui hanno deciso di intervenire in maniera energica rispetto al problema dei miasmi e della qualità dell'aria in generale. Una situazione che è stata oggetto di approfondimento appunto questa mattina nel corso di una riunione convocata al sindaco di Priolo Gianni, a cui hanno partecipato i sindaci e gli assessori dei comuni di Augusta, Floridia, Solarino e Melilli. I rappresentanti dei sei comuni hanno riferito di essere pronti insieme a fare un'intesa per intraprendere un lavoro sinergico con l'obiettivo di risanare la questione ambientale della salute. Il sindaco Gianni ha fatto un'ampia introduzione ai lavori spiegando che pochissimo tempo dopo il suo insediamento ha convocato appunto i sei comuni per elaborare una lettera condivisa da tutti i sindaci con la richiesta che venga ritornato al nostro territorio l'1% di prelievo fiscale operato da parte dello Stato da utilizzare per il risanamento ambientale. Il sindaco ha sottolineato l'importanza del tema che riguarda il depuratore IAS dopo un sopralluogo di indagine sulla condizione dell'impianto che appaiono ormai fatiscenti e non sufficienti. Durante l'incontro è stata nuovamente ribadita la grave mancanza alla richiesta ormai decennale di adeguamento dell'impianto, stiamo parlando dell'impianto consortile, quindi il depuratore che consiste nella copertura delle vasche e nel prolungamento del tubo di scarico. Il problema dei miasmi non è solo relativo ai cattivi odori, ma alle sostanze che contengono le particelle al loro interno, sostanze che, dice il sindaco Gianni, spesso comportano malattie tumorali. Favorevole all'iniziativa il sindaco di Augusta, Centina Di Pietro, che ha evidenziato l'importanza di un lavoro comune che debba continuare con progettualità e iniziative. Ed ancora, per quanto riguarda il vice sindaco del comune di Melilli, è giunto il momento, dice, di cominciare a dare una svolta coerente con risposte certe che i cittadini attendono ormai da troppo tempo. Il sindaco di Floridia Limoli e l'assessore rappresentante del comune di Solarino hanno condiviso il pensiero comune sull'importanza di un lavoro unito, inserendo anche i loro comuni che, pur non avendo sul loro territorio impianti di tipo industriale, risentono di un forte inquinamento dell'aria e subiscono a livello di salute gravi conseguenze. E di qualità dell'aria si è parlato al tavolo prefettizio, un momento particolare perché è stata avanzata una proposta, o meglio, un progetto da parte del CNR. Il CNR ha presentato un progetto al tavolo tematico sull'ambiente attivato dal prefetto Siracusa Castaldo a luglio scorso col fine di individuare soluzioni migliorative per il territorio partendo dalla revisione del protocollo sulla qualità dell'aria dal 2005. L'intervento del CRN si è reso necessario perché è divenuto primario monitorare le fonti emissive che non siano solo riconducibili ai grandi impianti di combustione soggetti alle AIA, ma anche a quelle attività che possano essere causa di molestie olfattive. Per tale ragione è stato interpellato l'organismo scientifico pubblico che garantisce imparzialità e professionalità per fare un censimento di tutte le potenziali emissioni di sostanze odorigene che, a causa soprattutto dell'intermittenza del fenomeno, possono essere ascrivibili a tutti i processi produttivi a ciclo continuo e non come stabilito nel protocollo sulla qualità dell'aria. Il dottor Bonasoni, responsabile del CNR, ha presentato un progetto che consente di evidenziare le modalità di diffusione di odorigeni in atmosfera per permettere l'identificazione delle aree sorgenti delle emissioni. Grazie all'iniziativa del prefetto Castaldo, dice il presidente di Confindustria Diego Bivona, è stato riattivato un tavolo sull'ambiente, la cui valenza positiva è quella di coinvolgere le istituzioni tecniche e scientifiche per individuare tutti insieme e porre rimedio a quei fenomeni olfattivi che periodicamente affliggono i nostri centri abitati, recando disturbi e disagi alle popolazioni. Ricordo, conclude Bivona, che le aziende non solo per il rinnovo delle AIA hanno realizzato cospicui investimenti per contenere le emissioni in atmosfera utilizzando le migliori tecnologie, predisponendo piani di controllo e monitoraggio dettagliati, costantemente aggiornati, e hanno quindi tutto l'interesse che l'impegno profuso in tale direzione non sia vano e produca i benefici sperati. Cambiamo argomento, parliamo del convento delle Cinque Piaghe, ospedale vecchio, in Ortigia ovviamente siamo. Per il comitato Ortigia Sostenibile occorrerebbe puntare più sulla concessione rispetto alla vendita come prospettato alla giunta comunale. Sentiamo perché.
Il comitato Ortigia Sostenibile ritiene non sostenibile il tentativo dettato dall'esigenza di risolvere almeno in parte il deficit delle casse del comune e scongiurare il progressivo degrado dell'immobile, di mettere nelle mani di un privato un bene pubblico. Il convento delle Cinque Piaghe, meglio conosciuto come Ospedale delle Cinque Piaghe, un piccolo gioiello di architettura neogotica grazie al cambio di destinazione d'uso che attende solo la ratifica del Consiglio Comunale, diventerà un albergo a pochi metri da un altro albergo. Diverse sono le domande che il Comitato intende rivolgere a chi sta per portare questa vicenda verso un'unica direzione. Domande ma anche proposte alternative. La prima: perché non considerare l'ipotesi di concessione di lunga durata a privati in cambio della ristrutturazione a loro spese? E perché non sperimentare, in questo caso, il soccorso di fondi immobiliari di investimento etico? Si tratta di strumenti alternativi che sono stati dibattuti recentemente presso l'Università di Architettura, sperimentati e studiati da attenti urbanisti ed esperti di finanza immobiliare. Per quanto riguarda l'uso dell'immobile, il Comitato suggerisce alcuni usi possibili. Si pensi ad esempio ad una sala multimediale o per audizioni riservate a musicisti, sala congressi, area espositiva, museo, laboratori didattici di scrittura, biblioteca, scuola superiore di turismo, foresteria per il comune, persino un piccolo cineteatro con annessa caffetteria e sala di lettura. Ancora il Comitato chiede di fare chiarezza su alcuni punti, tra i quali l'ottenimento delle autorizzazioni delle autorità preposte al vincolo storico-culturale e paesaggistico. Si osserva inoltre che l'amministrazione comunale avrebbe dovuto ottenere l'autorizzazione prevista dal Codice dei Beni Culturali prima di dichiarare la variazione di destinazione d'uso e mettere il bene sul mercato, così come ricordiamo che esiste e andrebbe rispettato il diritto di prelazione da parte della Regione. Un largo dedicato al a Gaetano Lomagro, parlamentare ed avvocato siracusano, scomparso nel 2008, questa mattina la cerimonia alla presenza dei familiari. Il largo all'incrocio tra Viale Paolo Orsi e Via Francesco Saverio Cavallari da oggi è stato intitolato all'avvocato Gaetano Lomagro, deceduto nel 2008. Una figura politica siracusana di rilievo, assessore regionale alla pubblica istruzione e vicepresidente regionale nel 22esimo governo. Fondatore anche dell'Istituto Internazionale di Fisica Ettore Majorana di Erice. L'onorevole Lomagro ha anche contribuito alla nascita dell'Istituto Superiore di Scienze Criminali di Siracusa e alla realizzazione di alcune importanti opere pubbliche della città. Un'emozione grandissima, che neppure immaginavo di poter provare. Penso che mio padre, certo, farò la figura di chi si sbrodola addosso, di chi fa il piaggione, però penso che la cifra che stigmatizza la vita di mio padre è compendiabile in un aforisma che mi piace riprendere da Pascal: esse est coesse, cioè la sua vita vissuta in funzione dell'alterità per la politica nel senso più ampio e più bello del termine, cioè per la polis, per l'alterità. E quindi ecco, è una cosa che riempie di gioia me, ma penso comunque che mio padre meritasse. È un omaggio doveroso a un cittadino che ha fatto onore a Siracusa, è stato per tanti anni deputato regionale, ma è stato anche vicepresidente della regione, quindi mi fa piacere di essere io a onorare un uomo che è stato importante per Siracusa e Siracusa le è grato. Ricordarlo è presente anche... Le leggi più importanti che ha scritto e che poi ha voluto compendiare anche in una serie di volumi, quando i deputati non solo sapevano leggere ma sapevano anche scrivere, riguardo innanzitutto la riforma agraria. A lui si devono ben due delle quattro leggi che sono state fatte dopo la 104 del 1950 sulla riforma agraria, a lui si deve la legge sull'edilizia popolare, non lo dobbiamo mai dimenticare, a lui si deve la legge che assegnava un sussidio a tutti i vecchi lavoratori che non erano riusciti ad avere la pensione. Un ricordo particolare della vita di suo padre, vostro personale? Ma dunque, quando io ero piccolino,
L'immagine di mio padre era mitizzata, era magica, e a questo contribuiva una consapevolezza. Mio padre, che stava sempre a Palermo per 20 anni, è stato lì, è stato deputato alla regione siciliana, e nella mia fantasia io lo immaginavo non in un albergo, allora i deputati andavano all'Hotel delle Palme, mio padre invece viveva, andava in un convento e andava a Palermo, ospite di un convento. Allora c'era la Democrazia Cristiana e mio padre era religiosissimo, e quindi ecco, questo aneddoto mi è rimasto sempre impresso ed ha alimentato a questa immagine magica, sacrale di mio padre proprio da quando ero piccolo. Torniamo in studio per la seconda parte del telegiornale, parliamo di cronaca. Gli agenti delle volanti sono dovuti intervenire ieri sera, tarda serata di ieri, in via Filisto, dove era stata segnalata una lite in strada. All'arrivo dei poliziotti, uno dei due giovani coinvolti nel litigio si è scagliato contro gli agenti, ferendone uno. Per tale motivo un ventenne quindi è stato denunciato per resistenza, violenza, minacce, lesione a pubblico ufficiale. Per la cronaca sempre andiamo ad Augusta, dove una donna è dovuta ricorrere alle cure, insomma, dei sanitari, e nel frattempo è avviato le indagini. I poliziotti hanno scoperto che l'uomo che l'aveva malmenata, l'ex convivente, deteneva in un garage armi e munizioni, e sull'auto altre armi e poi anche della droga. Ma sentiamo tutto in questo servizio. I poliziotti del commissariato di Augusta hanno svolto delle indagini di polizia giudiziaria scaturite da un altro caso di maltrattamenti in famiglia consumati dal convivente nei confronti di una donna di 37 anni e della propria figlia. Gli investigatori hanno effettuato perquisizioni in un garage nella disponibilità dell'uomo e nell'auto dello stesso, che è già noto alle forze dell'ordine ed è attualmente irreperibile. L'obiettivo era quello di scongiurare che l'indagato possedesse armi, e in effetti nel garage i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze di provenienza furtiva, 3 scatole di cartone contenenti cartucce a pallettoni e 3 scatole contenenti cartucce per pistola calibro 6,35 marca Fiocchi, oltre a uno scooter Honda di provenienza furtiva. Nell'auto invece i poliziotti hanno trovato e sequestrato 3 pistole, una semiautomatica con matricola brasa calibro 9 dotata di relativo munizionamento, una calibro 38 special con relativo munizionamento, un giocattolo semiautomatico senza tappo rosso, nonché 10 panetti di hashish, 2 buste di marijuana, cocaina e infine numerosi gioielli di presunta provenienza furtiva. I poliziotti, specializzati a trattare eventi del genere, hanno fornito alla donna tutti i supporti giuridici e pratici necessari. È stato attivato anche in questo caso il cosiddetto protocollo e progetto EVA, acronimo di Esame Violenze Agite, un protocollo appunto per la gestione degli interventi legati alla violenza di genere in caso di primo intervento. Si corre ai ripari in Corso Umberto per gli inconvenienti, eliminare soprattutto inconvenienti e disagi provocati dalle basole, diverse basole che sono sprofondate o comunque fuori posto. Sentiamo. Saranno effettuati i lavori urgenti per il ripristino delle basole cedute in Corso Umberto, un intervento che si è reso necessario per eliminare i disagi lamentati sia dai residenti sia dagli operatori dei mezzi pubblici e privati che giornalmente transitano per quella zona. L'amministrazione comunale ha infatti stanziato la somma di 13.500 euro che consente al dirigente del quarto settore dell'area reti e infrastrutture di approvare il progetto esecutivo dei lavori, imputando la spesa in uno dei capitoli del bilancio del 2018. I problemi lungo Corso Umberto sono sorti ormai da diverso tempo e si sono aggravati a causa dell'intenso traffico che si riversa su quell'arteria, basilare per il collegamento tra Ortigia alla terraferma. In alcuni punti è stato necessario anche ricorrere all'installazione di transenne per evitare problemi agli automobilisti e non provocare inconvenienti agli ammortizzatori delle vetture. L'appalto dei lavori avverrà con l'affidamento diretto e la ditta sarà
scelta tra le imprese qualificate nel settore ed iscritte all'albo imprese di fiducia del Comune. Adesso andiamo a Pachino perché attraverso il patto della sicurezza il Comune è stato ammesso a un finanziamento. Si tratta di installare nuove telecamere per una città più controllata, come dice il sindaco. Sentiamo. Il Comune di Pachino è stato inserito nell'elenco definitivo delle richieste di finanziamento del Patto per la Sicurezza. La graduatoria approvata dal Ministero dell'Interno è riferita al decreto legge del 2017 su disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città. A seguito della sottoscrizione in prefettura del Patto per la Sicurezza, ha spiegato così il sindaco di Pachino Roberto Bruno, il nostro Comune ha presentato un progetto per la realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza nelle aree sensibili del territorio comunale, individuate tra quelle maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità. Nei progetti approvati e trasmessi dalla Prefettura di Siracusa al Ministero dell'Interno è stato quindi ammesso al finanziamento anche quello di Pachino, compreso tra le più di 2.400 richieste accettate per un importo complessivo di 90.000 euro, con un cofinanziamento del Comune di 15.000 euro. L'installazione di nuove telecamere di videosorveglianza, ha sottolineato il sindaco, attraverso il collegamento dell'impianto con le centrali operative, significa un ulteriore strumento di supporto alle forze dell'ordine per il controllo di alcune zone considerate sensibili, come gli ingressi della città, in prossimità di chiese, scuole, parchi o altri luoghi di interesse strategico, culturale o sedi di aggregazione. Tutto ciò consentirà quindi di aumentare il livello di sicurezza urbana a garanzia dei nostri concittadini. Adesso parliamo di calcio. Come sapete, il Siracusa non riesce a dare continuità ai propri risultati. Il presidente Ali, che ieri è stato ospite telefonico in trasmissione, ha spiegato e soprattutto messo in evidenza questo aspetto della squadra, ma è convinto che ci saranno giorni migliori per la squadra. Il mio punto di vista è che non riusciamo a fare due risultati utili consecutivi, quindi questo mi fa pensare, però sono ancora ottimista. Io vedo un potenziale buono della squadra, quindi sono ottimista che il proseguo sarà buono, sarà di risultati utili. Che ovviamente io non sono contento per come stanno andando le cose, anche perché tu bene o male lo sai, il budget del Siracusa non è di quelli che si doveva salvare, ma sia ad agosto sia adesso io sto intervenendo per fare una squadra competitiva. Però devo dire che non sono contento, perché io pensavo di fare un campionato, non dico di alta classifica, ma di togliermi qualche soddisfazione. Tutto questo oggi non è avvenuto, però ripeto, io sono fiducioso che i ragazzi devono dimostrare ancora quello che valgono. Certo, non devono perdere più tempo, perché le partite già ne abbiamo fatti 12 e i risultati non sono venuti. Però ripeto, io finanziariamente sono stato impegnato. Mi piacerebbe ottenere dei risultati migliori al campo, però sono fiducioso. Speriamo che domenica iniziamo di nuovo con una vittoria, quando almeno nel campionato possiamo sperare a un campionato più tranquillo, più dignitoso. Queste sono le parole del presidente Ali, e noi con questi auspici chiudiamo il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito, alla prossima. Arrivederci.